7:33 e qualche secondo. Caterpillar IM, buongiorno. Buongiorno Salutiamo. direttore, Buongiorno. Oggi precisissimi. puntatone, eh? Puntatone. Oggi avevamo il gota del giornalismo investigativo, Gianluigi Nuzzi, che commentava le questioni del Vaticano, la Gabanelli sull'anticorruzione. Insomma, piatto bello ricco, anche perché c'era tanta roba di cui parlare e discutere. Eh sì, con Nuzzi abbiamo ovviamente commentato il processo Lampo, Eh perché sì, dovrebbe caspita. arrivare a sentenza entro il Sabato. 7, sì. Mi ha Cambio di detto è un sabato uomo infinita, coraggioso questo Paolo Gabriele. Sì, eh sì. sì. Uomo coraggioso, Eccoci. infatti Nuzzi aveva twittato Forza Paoletto, una cosa del genere, con hashtag io sto con il maggiordomo a Esatto. sostegno della sua posizione. Sì, Sì. un uomo coraggioso e che tra l'altro ci ha fatto entrare anche in un'altra delle questioni di questi giorni, la cosa delle carceri, non tanto perché lui ovviamente è nello Stato del Vaticano, però ha parlato di condizioni al limite della tortura, se è vero quello che dice lui. Luce accesa 24 ore su 24, e quindi È una questo cella molto piccola. sì, dove non poteva neanche allargare le braccia, e E questo ci fare dei ha. fax. No, scusate. Però è un uomo coraggioso, l'ha detto bene Nuzzi, Beh, ha perché deciso di esporsi non ha per nessun difendere Santo vantaggio, Padre e senza averne vantaggio, anzi, né economico né qualità di vita. Però, anzi, finisce in certo. carcere. Certo. Finisce in Allora, carcere e. vignetta di Giannelli su lui che non entra, che non riesce a entrare. Lo ripeto, io non c'entro, è grande grande, c'è un sacco di persone Esatto. nelle Oh, carceri. Due, mannaggia. Avvenire parla non di carceri, ma di una cosa che per certi versi non è meno inquietante. Ecco il mondo del Sì. CIE, centro di identificazione e espulsione, dove vengono messi gli stranieri non regolari o, se volete, gli extracomunitari, che significano i non europei. Sistema da cambiare, ombre su un'impresa piglia tutto, perché naturalmente poi si va ad appaltare. Fra l'altro, questa mattina la nostra Natascia, facendo un paragone ardito con gli Stati Uniti, ci ha colto, c'aveva ragione, nel senso che, per esempio, io ricordo bene, Natascia, che ho qualche anno di più. Ricordo bene che questa storia della luce 24 ore su 24 era una caratteristica tipica di certi carceri americani. Oddio, i carceri americani sono pure peggio perché alcuni sono quelli di massima sicurezza sottoterra, quindi vedi solo la luce artificiale, sempre 24 ore su 24 e mai la luce del giorno. Ora, invece, padre Lombardi dice che le condizioni di detenzione erano assolutamente commendevoli. Ma insomma, al di là Beh, di su questo, questo, direttore, Nuzzi Diganò che dice, fine ma ha è fatto? semplice, fateceli vedere, basta Bravo. che ce li fate vedere, ci portate a vedere la cella, così chiariamo tutto, Senza tutto il problema. dimenticare, ecco, senza dimenticare che la luce accesa tutto il giorno, Filippo Solibello ce l'insegna, con Mi illumino di meno, è anche uno spreco energetico e Ma inquiniamo. che poi il Vaticano, tra l'altro, ha veramente una quantità di energia alternativa, Ah, è i pannelli solare. solari scutta Quindi, beh, in qualche l'aura nera. modo, allora, quindi, Quindi, vabbè. vabbè, da questo punto di vista, però. Quindi, ecco cosa gli serviva al E solare. Diganò Ma sta no. negli Stati Uniti. E Eh sì, Diganò, eh sì, eh brava. sì. È negli Stati Uniti e tra l'altro è stata stralciata la posizione dal processo, la posizione del tecnico informatico che era accusato, sospettato di favoreggiamento, e dentro c'entrava il nipote di Viganò, se non sbaglio. E quindi sì, forse si è voluta tenere separata un'altra questione, diciamo, delicata. Senti, come fate voi con il vostro magnifico podcast? Posso dire che alle 8:30 Rai News va in diretta da Regina Celi, dove Oggi, ah c'è Ricky sì. Tognazzi, Marco Pannella, tutti quanti. C'è Fiorito dentro Regina Celi, ma loro sono fuori e parlano di carcere, di referendum sulle carceri. Fra l'altro, ieri sera avevo Staderini che ci ha raccontato di aver mangiato un panino davanti al Colosseo aspettando la multa dei vigili, cioè sfotte un po' Alemanno, che è una città che gli Ma è ci arrivata poi crolla. la multa? Non lo sappiamo No, ancora. È una perché noi città. da milanesi ci siamo un po' rimasti male, perché una delle gioie più grandi del mondo è venire a Roma e mangiare la pizza per strada, quella al taglio, se ci togliete anche quella. Sindaco, se ci sta guardando, faccia un emendamento perché i turisti milanesi e tutti gli altri possono mangiare la pizza al taglio, se no quando passeggiamo per
per il centro di Roma. Poi solo la pizza, il cono da passeggio gelato. No, sì. Quello no, no, la pizza. A me la piace pizza. La pizza al taglio a Roma, no, direttore? Ci faremo fare, no, certo, il cono pizza. Ci faremo fare il cono pizza. Ma a proposito di a proposito di Regina Celi, di Pannella, di Fiorito, oggi l'unità continua l'inchiesta che era cominciata ieri sulla situazione disastrosa nelle carceri italiane, e oggi c'è una pagina dal punto di vista delle guardie, degli istituti penitenziari, che non se la passano meglio dei detenuti. Anche tra di loro ci sono molti casi di suicidi, per esempio. È incredibile. Perché poi le condizioni di vita sono le stesse, perché lavorano dentro le carceri. Certo. Uno di questi giorni, direttore, magari potremmo fare un dibattito con gli ascoltatori sull'amnistia eventuale, amnistia sì o amnistia no, perché siamo tornati o indulto. Di solito quando si fanno, sì, lo facciamo volentieri, di solito, soprattutto in questi periodi, gli esiti di solito sono, i forcaioli prevalgono quasi sempre quando si fanno quelle, però... Anche perché mi sembra difficile farlo con i carcerati, se immagino, esatto, voi, sì, che dite, sì, solo chi sta in carcere, devono avere i telefonini a disposizione. Anzi, o solo chi c'è stato, perché iniziano a essere... O anche chi c'è stato, però è incredibile che si sia tornati a una situazione che è peggiore rispetto a quando c'era stata l'ultima amnistia, l'ultimo indulto. Questo anche i numeri sono cresciuti ancora. Beh sì, anche perché ci sono delle leggi che non... la Bossi-Fini, l'ex Cirielli, che non aiutano. A proposito di chi c'è stato in carcere, sempre appunto ieri sull'Unità, nella prima parte di questa inchiesta c'era l'intervista a un uomo uscito per buona condotta, insomma, uscito prima dal carcere, che raccontava della sua esperienza personale. Diceva: tra le carceri che ho girato, Regina Celi è la peggiore. È peggiore. Vecchia. È vecchia, capisci? Sì. Ma poi invece interesse privato, la Gabanelli mi prende, come dice. Ah, non glielo abbiamo chiesto. Ci siamo dimenticati. Non abbiamo perorato la sua casa. Eravamo lì a darle addosso, perché non ci fa mai dormire la domenica notte, e ci siamo dimenticati. Ma non viene facile fare una raccomandazione alla Gabanelli. Ma proprio in un secondo. Proprio voi! Vergogna! Ci ha già annunciato che farà una cosa molto bella sulla fusione delle assicurazioni Fonsai Unipol. Domenica prossima, di cui si è parlato veramente poco. Gli italiani hanno diritto e dovere di saperne di più. Ed era abbastanza preoccupata sugli esiti del DDL anticorruzione. Perché dice: attenzione! Questi non è l'unica. Questi giornalisti che si fanno, insomma, raccomandare. No, dice: se passa, certo, ma passa un po', diciamo, smorzato, un po' disattivato, poi a quel punto, come dice giustamente DDL Natascia, depotenziato. Resta l'etichetta anticorruzione, ma dentro. Però poi viene facile dire: ah, beh, noi l'abbiamo fatto. Sì, noi l'abbiamo fatto, quindi ormai. No, voi non l'avete votato. Voi non l'abbiamo fatto. Voi non l'avete votato. Voi l'avete votato. Non mi interrompa. Parlo. Ha visto ieri la rissa, diciamo rissa, ma ovviamente solo verbale, tra Formigoni e Fini. Se sì, le sono suonate mica da poco, Sì, io mi annoio un po', devo dire. Ma ieri era bello, perché prima c'era stata quella tra la Perina e la Biancofiore. Siamo forse arrivati alla resa dei conti finale nel centrodestra. Questo sembrerebbe, dagli atteggiamenti dei protagonisti, forse potrebbe arrivare la scissione tra gli ex AN e gli ex Forza Italia. E se andassero a litigare, non so, in un altro paese. Ho capito, ma non è che uno può litigare. D'accordo con Ardemagni. sentite, ultima questione. Sì. I vostri ascoltatori che cosa inorridiscono davanti alla candidatura di Vendola, sì o no? No. Anzi, è molto interessante. Abbiamo provato a capire i flussi elettorali delle primarie, e cioè la discesa in campo di Vendola. Ruba voti a chi? Per dirla proprio. A Bersani. Più a Bersani, eventualmente un po' alla Puppato, e meno a Renzi. Quindi Renzi potrebbe stappare lo spumante stamattina, dopo aver appreso della discesa in campo di Vendola. Questo è anche in qualche modo immaginabile, perché nello spettro, ovviamente, Vendola sta all'estrema sinistra, diciamo, dell'eventuale pannello dei candidati, e Renzi alle estrema destra. Voi dite che Bersani è masochista, nel senso che lui è soddisfatto, no, che vuole fare talmente bene vuole fare talmente per bene le cose, che poi ci lascia lo zampino lui, magari. Insomma, diciamo che è più un rischio per Bersani che per Renzi, vedete, questa discesa però, in campo io di Vendola. Direi, mi permetto di dire, che dall'altro lato la polarizzazione Renzi-Bersani, diciamo, elimina gli elementi di merito
con Marchionne o non con Marchionne, con Monti o Certo. non con Monti, con Landini, nessuno dei due, con la Camusso uno sì e uno no, no, mi spiego, Battuta. elimina questi elementi di merito e porta alla contrapposizione nuovo-vecchio, no? Sì, è Avendo vero. pure Vendola, diciamo, la contrapposizione nuovo-vecchio non c'è. Quindi dal punto di vista politico, cioè del prossimo sviluppo delle primarie, Bersani ha ragione di ritenere che questa entrata in scena di Vendola allarga le cose. Oltretutto gli permette di dare, bacchettare Casini, il che significa per la base del PD, il segretario del PD non è prono ai ricatti, così la vede la base del PD, del centro, di Casini, Fini e quanti altri, no? Mi spiego? Questo, sì, certo, un discorso più complesso. L'entrata di Vendola farebbe tornare a parlare di temi Di e non del politica. nuovo vecchio, A effettivamente. proposito di politica, oggi è anche la giornata nella quale i quotidiani riportano in prima pagina le motivazioni della Cassazione Oh. sulla sentenza Diaz, tutti tranne il Corriere della Sera, che invece. Ah, ci ha stupito questa cosa, direttore, la Allora, lista? la Sì. sentenza della. Le motivazioni della Cassazione, secondo. Cioè, le stesse motivazioni dicono che la Diaz fu un massacro che ha screditato l'Italia nel mondo, invece il Corriere della Sera punta sul discredito creato dallo sciopero di ieri nei trasporti pubblici. Senti, ma Il perché titolo è ce l'avevi proprio. col nostro direttore di risorse umane? Vedevo che Che no, agitavi mai. la Chi? scritta flussi. Io Ma no, ma sto andando no. al Consiglio Flussi elettorali. d'amministrazione in cui si parla di No. digitalizzazione e tu mi fai i flussi così. Ma no, Non ho flussi capito. elettorali, Vuoi sondaggi, un'altra direttore. precaria da stabilizzare, perciò Ma sei no, 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 no. un'altra No, noi stagista. siamo. Per Non carità, inguaiamoci no, no. le Anzi, HR. sa che la nostra stagista, che è finalmente ufficiale, per 3 mesi sta con noi, Anna Maria Imperiale, la salutiamo e la ringraziamo, è l'unica di noi che può accedere alla sede con un tesserino, un badge che vale per 3 mesi. Che per 3 mesi. Noi Perché noi abbiamo il invece badge abbiamo quelli quotidiano. di carta. Facciamo il giornaliero come sui campi di sci. Come Facciamo il esatto. giornaliero. Per cui no, no, Questa è la siamo. parcellizzazione tra i lavoratori, perché lo No. statuto dei lavoratori è uno dei mali di questo paese, Ardemagni, e quindi è giusto che nessuno abbia gli Però, stessi no, diritti. questo è Abbassiamo il la soglia. disastro La degli nostra uffici stagista è in legali. regola. Questo è il disastro degli uffici legali, perché invece che una vigilanza sostanziale, per evitare che, diciamo, passaggi impropri da una funzione all'altra, si fa una di vigilanza solo formale. E allora, da questo punto di vista, siccome voi siete, come dire, consulenti, collaboratori, Ospiti, ospiti. non potete avere un tesserino perché potreste dimostrare che avete avuto continuità. Dopodiché uno che vi sente tutte le mattine dice: ma come che sono ospiti tutte le mattine? Quindi c'è una Tutte realtà ospiti. sostanziale e una realtà formale. E vabbè, ma Va così va il benissimo. mondo. Ecco. Però la nostra stagista è regolarizzata, Hai quindi va visto? Meno tutto male. bene ed è fantastico. Benissimo. Direttore, E poi. direttore, io vado in Germania oggi, È Vado a vero. Berlino, vado a Ah, vedere che cosa. Entschuldigung. E che ci racconti? Entschuldigung. Vado a vedere, beh, sono lì per una riunione di radio europee. Quindi, visto che sei ospite, ti posso chiamare da Berlino, E certamente, no? oggi è la festa nazionale, in Germania, 3 Bene. ottobre, festa della riunificazione, per cui domani trasmetto da Berlino e vi racconto perché la Germania Warum? fa brum brum, perché Esatto. traina l'Europa e cosa abbiamo noi, cosa hanno loro che noi non abbiamo, ecco. Fernsehapparat. Molto, molto interessante. A proposito, lo Ci sapete vediamo che domani da ieri sera. Berlino. No, aspetta, prima di questo, ieri Sì. sera ho capito con ritardo bene, ho riflettuto, si dice in questi casi, sulla vignetta di Cinzia Poli e ne ho fatto proprio il commento del giorno, perché effettivamente è così, la vignetta di ieri era lasceremo il governo ad altri e dice sì, però la Merkel è già troppo impegnata Con la con la Grecia e la Spagna Spagna. e con la Grecia, appunto. Era È appunto vero. molto un magnifico commento delle notizie di ieri. E oggi? Eccola qua, Oggi guardi. vediamo. Eccomi qua. Per Fiorito, in carcere c'è gente migliore di quella del PDL, sempre se non passa il DDL anticorruzione, eh? Quello potenziato però. Quello potenziato, sì. Grazie. Allora, A riprendiamo. domani. A Arrivederci. domani. Riprendiamo. Ciao Natascia.